Bentornati a tutti ragazzi e ragazze, oggi un nuovo video e faremo un piccolo approfondimento sulla tracciabilità dei prodotti e della blockchain, perché molto spesso questo settore viene visto come uno dei potenziali palpabili per utilizzare proprio la blockchain. Se guardiamo al panorama del mondo tradizionale, possiamo vedere che la tecnologia blockchain può essere portata in qualsiasi settore ed aiutare lo stesso a risolvere alcune problematiche legate ad alcuni processi o situazioni, come il più banale dell'accettare i pagamenti, specialmente se un'attività lavora con l'estero. Applicazioni che sicuramente è venuta in mente a molti sarà stata quella di sfruttare la blockchain per tracciare i prodotti, sia come singoli prodotti e sia come intero processo, ossia la filiale del prodotto. Idea interessante, ma che presenta però dei limiti non da poco, in quanto se prendiamo in esame tutta la filiera ed i vari controlli che vengono fatti, questi partono sempre da qualcosa di centralizzato e quindi noi consumatori dobbiamo fidarci di quello che troviamo scritto sulle etichette ed operare a ritroso in base a quello che troviamo scritto sull'etichetta, perché ogni passaggio di tutto il processo della filiera presenta vari diciamo, certificati. E quindi e ovviamente questi sono comunque scritti, provengono dalle stesse aziende, a parte i certificati, quelli ufficiali delle agenzie di certificazione, però il resto, tutte le informazioni sono tutte soggettive. Ecco, adesso trasportare tutto il sistema centralizzato su blockchain rende in automatico la filiera o il prodotto certificato o garantito dalla blockchain, in quanto siamo noi ad inserire i dati in maniera soggettiva all'interno della stessa, senza che ci garantisce un bel niente. Infatti, molti credono che basta semplicemente copiare ed incollare le informazioni che esistono già in blockchain per avere un prodotto certificato, ma non è questo il caso, in quanto la blockchain attesta solo che quelle informazioni sono state scritte in quel giorno e che non si possono modificare. Non dice che quelle informazioni sono vere. Ecco che in questo ambito servono degli enti che certificano e verificano la validità delle informazioni e i vari enti preposti che ci sono assolvono proprio questo compito di certificare e controllare la produzione di un determinato prodotto. Quindi se viene fatta un prodotto, per esempio l'oliva, allora per esempio un certificato può essere rilasciato. È quello sicuramente della PESA, quindi tu hai un documento che certifica che quando hai depositato le olive il totale veniva X, e quindi quello è un dato oggettivo perché c'è un macchinario che emette uno scontrino o comunque dei dati, una ricevuta che in maniera meccanica tramite dei software dedicati fornisce in output un dato oggettivo, e quindi quello sì, lo possiamo inserire e abbiamo una validità interessante. Quando si parla di tracciabilità in blockchain, bisogna prendere in considerazione la certificazione
dal processo, in quanto è il processo che deve escludere ogni intervento soggettivo ed essere affidato a strumenti pensati per non essere modificati o alterati esternamente, come ad esempio tutti quelli legati al mondo IoT, ossia Internet of Things, perché se con un dispositivo o con informazione proveniente da una macchina dedicata, allora quel dato sarà più sicuro e certo di uno scritto a mano da una persona. Proprio perché questi macchinari sono e imprimono, rilasciano informazioni non modificabili. Però questi tipi di macchinari devono essere applicati su ogni tipo di livello, cosa che purtroppo non si può fare. Quindi non si può integrare la blockchain su un prodotto commerciale per il grande pubblico? A questa domanda possiamo rispondere sì e no, in quanto l'integrazione della blockchain deve essere un supporto ulteriore e fornire quello che manca al mondo centralizzato. Ed in questo senso possiamo vedere che ci sono diverse applicazioni dove poter far rientrare la blockchain. Ad esempio, un'integrazione che può essere fatta è quella di creare dei doppi digitali, ossia i digital twins, che seguono l'oggetto fino al consumatore. Ed in questo caso la soluzione che si adotta è quella di creare degli NFT rappresentativi dei beni stessi, attribuendogli diverse funzionalità o qualità. Per esempio, vi faccio vedere questo caso dove Hocken Tech ha tokenizzato un libro fisico in un NFT. Quindi in quel caso viene creato, cioè abbiamo un prodotto all'origine che è un libro, quindi uno può controllare sul marketplace dove c'è questo prodotto e quindi sa che c'è un prodotto. Grazie alla tokenizzazione, questo prodotto seguirà un nuovo canale di vendita di comunicazione, che è quello degli NFT, in quanto questo è l'NFT del libro, avremo un'immagine rappresentativa del libro e varie informazioni, quindi come il prezzo e altre cose del libro stesso. Cosa succede? Che una volta che si acquista il libro o comunque il prodotto, allora là si segue determinata procedura e l'azienda manda, spedisce il prodotto direttamente al possessore dell'NFT, perché in quel caso ha già tutti i dati che sono stati spiegati, che li trova sempre nell'informazione dell'NFT, e allora in quel caso noi abbiamo venduto di fatto un nostro prodotto, però in maniera diversa. E quella non è qualcosa di non certo, in quanto recupera le stesse informazioni del prodotto originale e in più ha un collegamento diretto tra il produttore e il consumatore. In questo caso possiamo immaginare di utilizzare gli NFT del prodotto come anteprima e prevendita del bene a cui seguirà successivamente la spedizione dello stesso. Così in quel caso l'utente finale avrà comunque un asset e dimostrerà di aver comprato quel bene e quindi vantare una specie di diritto di spedizione sul prodotto. E questo apre a scenari prima inesplorati, in quanto in un modello tradizionale noi non possiamo cedere questa prevendita a nessuno, ma solo cancellarla, mentre qui con gli NFT non solo possiamo liberarcene, ma possiamo
monetizzarla in qualsiasi momento e quindi cambiare proprietà prima ancora che il prodotto sia completo che debba arrivare. Ed è grazie a questo sistema che abbiamo integrato la blockchain ad un livello funzionale ed utile per il consumatore finale, in quanto io non solo mi sono comprato un asset digitale, ma anche un bene fisico. E stessa cosa funziona in maniera alternativa, in quanto comprando il bene fisico e all'interno ho posizionato il relativo NFT, allora in quel caso io potrò rivendere successivamente l'NFT perché ne sono diventato io il nuovo proprietario. E questo è veramente interessante perché immaginate tutte quelle situazioni di un determinato prodotto, perché se noi possiamo vedere nel caso dell'olio d'oliva o del vino, se io vendo l'NFT che rappresenta quella specifica bottiglia o lotto, io fino a quando non viene mossa la bottiglia dal produttore, quindi che deve essere ancora prodotta, deve essere ancora spedita e così via, o è in deposito proprio per come deposito, quindi un NFT che rappresenta una specie di certificato di deposito, e in quel caso ho il vantaggio di trasferire il possesso di quell'NFT ad un altro soggetto. E anche ovviamente di vendere questo NFT al miglior offerente. E ogni volta che quell'NFT cambierà di possesso ci sarà tutto lo storico. Quindi io posso sapere chiaramente tutti i passaggi di quell'NFT, da chi ha emesso l'NFT, quindi dall'azienda fino all'ultimo possessore. Ovviamente io posso conoscere l'indirizzo del wallet, il nome dell'account, non conosco, non conoscerò la persona, però in quel caso io posso vedere che, ok, di quelle bottiglie sono state vendute 100 pezzi, sono state rivendute 50 o sono state riscattate 10, e quindi io in quel caso so esattamente anche per me a livello azienda com'è andata la produzione di quel tipo di prodotto, perché grazie alla blockchain abbiamo delle informazioni in più che prima non avevamo, perché nel sistema tradizionale tu sai quante bottiglie hai venduto, però non sai quante bottiglie sono andate perse, si sono rotte e così via, sono andati a male, perché quelle sono tutte bottiglie o comunque prodotti che di fatto hanno generato una perdita, e quindi in quel caso tu non hai un'informazione, a meno che non hai un rapporto diretto e allora conosci quel dato. E in quel caso io consumatore finale ho il vantaggio di acquistare un prodotto di qualità, perché comunque fare un processo del genere comporta comunque dei costi aggiuntivi non esorbitanti, ma comunque comporta dei costi che solo chi ha una qualità elevata può dimostrare di investire, quindi investe ulteriormente nell'affiancare un prodotto digitale, e quindi in quel caso io consumatore ho il vantaggio di avere un prodotto, diciamo, di qualità, e in più, per qualsiasi motivo, posso sempre rivendere questo NFT rappresentativo del prodotto che è fermo, diciamo, in attesa di ad altri, e con tutto quello che ne comporta, quindi aumento di valore, compravendita dei prodotti, scambio con altri NFT. Io posso scambiare l'NFT di una bottiglia di vino con un altro NFT di un artista, quindi con dell'arte, mentre invece se io mi compro una bottiglia di vino e vado ad un artista e
gli dico, scambiami, ci ti do questa bottiglia di vino, mi dai un tuo quadro? Difficile che uno accetti. Mentre invece con un NFT tutto il sistema è più veloce e automatizzato. Non dimentichiamo inoltre che gli NFT, per la loro natura di utilizzare la blockchain, e sappiamo che la blockchain è senza confini, questo NFT viene, questo qua, chiunque può andare sul sito e comprarsi l'NFT, quindi che sia in Italia, che sia in America, che sia in Giappone, in Australia, non interessa. L'unica cosa che interessa è il possesso di chi effettivamente ha preso quell'NFT, e questo a livello aziendale è un vantaggio, perché io con un solo diciamo marketplace raggiungo tutti i posti della terra, invece di creare per esempio le inserzioni in inglese, in italiano, in francese e così via. Mentre in quel caso è unico al mondo, nel senso come marketplace è raggiungibile da chiunque, quindi ho di fatto potenziato la mia base di utenza a tutto il mondo, con una spesa veramente inferiore. Comunque, chi è arrivato fino a qua potrebbe chiedersi: ok, ma come posso integrare una soluzione del genere a livello blockchain? Beh, in quel caso vi rimandiamo ad OkenTech, che è una delle aziende che riesce a collegare asset fisici a beni digitali come gli NFT, perché in questo caso ci sono diverse soluzioni già implementate e che possono adattarsi alle varie esigenze degli utenti. Quindi in quel caso, se è vino, se è olio o se è formaggio, allora in quel caso si vede la soluzione migliore da adottare, anche perché dipende pure dalle qualità. Comunque, tutte le informazioni le potete trovare nell'articolo in descrizione, quindi vi basterà leggere l'articolo, perché ci sono anche là tutti i riferimenti e quello che abbiamo spiegato in questo video. Quindi l'applicazione della blockchain al mondo tradizionale lato produzione, in questo caso l'abbiamo inquadrato solo per il food and beverage, come si vede si presta bene, ma se fatto in determinati modi e non replicare quello che c'è già a livello tradizionale, perché riportare quel sistema nel sistema blockchain non ha senso ed è solo un'operazione di marketing, perché come abbiamo detto all'inizio la blockchain non ti certifica l'autenticità di quel dato, ti certifica solo che è stato scritto in quella data. Ma che le informazioni sopra siano vere o false, non te lo potrò mai dire. Ecco perché ti servono degli accorgimenti per salvare solo determinati dati che sono oggettivi e non contestabili. Quindi spero che il video vi sia stato di aiuto. Se avete dubbi, commenti, perplessità, potete lasciarlo nei commenti. Cercherò se e quando potrò di rispondere. In descrizione trovate tutte le informazioni e io vi ringrazio. Anzi, arrivederci e grazie.